Buona giornata a tutti e rieccoci in regia con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda alle ore 19 e alle ore 20 ed è la seconda parte. In questa parte normalmente leggevamo Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Eravamo arrivati verso la fine della quarta parte circa. Adesso invece, scusate un attimo solo che metto a posto il microfono. Per accontentare i radioascoltatori che per la prima volta ascoltano questa trasmissione e vorrebbero sapere quali sono le nostre idee, quali sono i nostri punti di vista, qual è l'insieme delle cose che noi declamiamo, affronterò. Ciao! Affronterò. Tratterò la. Vediamo un attimo perché questo non riesco a farlo su un attimo, solo là. Tratterò la conferenza che abbiamo tenuto a Treviso. E vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, Venezia. Sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, Via delle Vignole 4 Marghera. Ho appena traslocato di casa, ma il numero di telefono è uguale. Vi ricordo anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza, e vi do anche il numero di telefono della segreteria telefonica dell'Istituto, che è casella postale, scusate, che è il numero telefonico è 03 38 39 10 727. Ripeto ancora, il numero telefonico della segreteria dell'istituto è 03 38 39 10 727. Bene, ricordando che l'Istituto Mediterraneo di Politeisti pubblica un bollettino ogni tanto per i soci, e l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti diffonde anche i libri che io ho scritto, per cui il Gesù di Nazareth nell'infamia umana, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, o il libro dell'Anticristo, oppure anche NDE, l'analisi della stregoneria sulle fenomeni di premorte. Bene. La teoria della filosofia aperta invece ancora non la diffondo, sto ancora lavorandoci perché sto lavorando attorno all'ultima parte che è una parte lunghissima. Ho vari lavori in corso, fra cui un'analisi delle religioni misteriche e dei principi della stregoneria nelle religioni misteriche, che sono abbastanza avanti, però insomma ci vorrà almeno un annetto prima che lo finisca. Bene, stasera vi presenterò la conferenza che ho tenuto a Treviso, per cui con questa conferenza io vi espongo in linea generale i principi generali attraverso i quali il paganesimo politeista e la stregoneria impongono se stessi, cioè costruiscono se stesse. E questa conferenza, questa esposizione si compone di 8 quadri essenzialmente. Il primo quadro è la creazione del paganesimo politeista, cioè il concetto della creazione. Il secondo quadro, la vita e la morte. Il terzo quadro, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano. Il quarto quadro, l'essere assolutamente necessario. Il quinto quadro, l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica. Il sesto quadro, il circostante come coscienza. Il settimo quadro, i riti in stregoneria, mezzo per fondare la libertà. E l'ottavo quadro è il paganesimo politeista come religione. Ricordo innanzitutto che questa conferenza era già stata presentata a Marghera in linea di massima e sviluppata qui in radio circa lo scorso anno, proprio all'inizio, però fra novembre e dicembre del 96. Ed è stata portata sia a Vicenza che a Treviso, doveva essere portata anche a Bologna, ma Bologna ci ha rinviato la conferenza. Il primo quadro, alla fine dell'esposizione dei quadri avrete un quadro completo di quello che è il paganesimo, però trattiamo argomenti un po' separati. Dunque, la creazione nel paganesimo politeista.
Questi sono i nostri concetti. Se voi non siete d'accordo, non ha importanza. Io vi espongo i nostri concetti sui quali voi potete confrontare i vostri e pensarli. La creazione del paganesimo politeista. L'universo, con quanto contiene, diviene in sé e per sé. La forza di trasformazione è nel mondo, nell'esistente, fin dall'origine del tempo. Questa forza è l'essenza del libero arbitrio, che nel paganesimo politeista viene definito come adattamento soggettivo alle variabili oggettive ed appare al veggente come una forza attiva che permea l'intero esistente. Questa forza è necessità. Dunque, la forza della trasformazione, la forza del mondo, non è esterna al mondo, ma appartiene al mondo, appartiene alle singole coscienze del mondo. Non è una coscienza omogenea, ma è una coscienza che ha un fine omogeneo, che ha delle trasformazioni omogenee, ma non è una volontà, è una forza di adattamento. Questa forza spinge qualunque oggetto nell'esistente ad adattarsi, cioè a costruire le migliori condizioni per stare bene. È come vedere un fiume che dalla montagna va al mare e che si adatta ad ogni anfratto. La forza dell'adattamento di tutto quello che è l'universo è necessità. Nel paganesimo politeista, il mattone primo che forma l'universo è l'energia vitale. Esiste tantissimi nomi per definirla, ma semplice, più infimo, più semplice che esista per queste teorie strane, che per effetto, l'energia vitale per effetto di necessità si struttura adattandosi in modo diverso a seconda delle condizioni incontrate. In pratica può diventare galassia, può diventare natura, può diventare verme, può diventare essere umano, può diventare brodo primordiale, cioè l'energia vitale è materia e energia allo stesso tempo. Sono i singoli esseri, e l'essere umano nel nostro caso, che attraverso l'adattamento funzionale della loro attenzione scelgono di percepire e distinguere le diverse forme della materia e le diverse forme di energia. La materia è energia vitale, l'energia vitale è una forma di materia. L'una e l'altra sono la stessa cosa, siamo noi che le percepiamo in maniera diversa, avendo adattato il nostro divenuto. Quando, attraverso vari motivi, una concentrazione di energia vitale diventa coscienza di sé, ed ecco allora, abbiamo visto che l'inizio dell'universo è impermeato da necessità, l'energia vitale è spinta da necessità, dopodiché una concentrazione di energia vitale ad un certo momento diventa cosciente di sé. Allora, alla necessità di cui è formata si aggiunge la volontà. Questa coscienza diventa fatto e in quanto divinità, nella specificità del proprio divenuto, esercita la propria volontà per scegliere i migliori adattamenti e svilupparsi mutamento dopo mutamento. Fatto, nell'antica religione romana, nel paganesimo antico, era la parola del Dio, è considerato il destino. Ma leggere appartiene al cristianesimo, cioè è il cristianesimo che dice lui voleva il destino, no. È la coscienza di sé, che cioè l'energia vitale che diventa coscienza di sé, e nel momento in cui diventa cosciente di se stessa, sceglie fra i vari adattamenti qual è il migliore per se stessa. Ricordo che io non prendo telefonate, se telefonate a me io non rispondo al telefono, forse alla fine qualcosina. Per cui in questo momento la coscienza che è l'energia vitale che è diventata cosciente di se stessa diventa un Dio, perché sceglie come adattarsi al meglio. Per cui la coscienza, si dice, diventa fatto, perché in quanto coscienza esercita la propria volontà, sceglie i propri adattamenti soggettivi alle variabili oggettive. Ed esercita la propria volontà per scegliere i propri adattamenti e svilupparsi, attenzione qua, mutamento dopo mutamento per diventare eterna. Per cui andremo avanti con questo concetto finché non lo spiegheremo in un quadro preciso, mutamento dopo mutamento per diventare eterna. Pertanto, la creazione ex nihilo, la creazione dal nulla, è solo una volgare truffa, il cui scopo è sottomettere gli esseri umani a volontà e determinazioni loro estranee. Sottomettere gli esseri umani ad una volontà esterna significa privarli della loro volontà fin da bambini, quando non possono ricordare, distruggendo il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Dunque, l'essere umano è un Dio,
Perché? Perché ha coscienza di se stesso e dovrebbe esercitare la propria volontà. Esercitando la propria volontà, sceglie il miglior adattamento per stare bene, per stare meglio. Però qualcuno vuole sottomettere l'essere umano o qualunque essere ad una volontà esterna, ad un altro volere, a un'altra decisione. E questo sottomettere significa privare l'essere della propria volontà. Quando fa questo? Quando l'essere non si può difendere, quando è un bambino, quando non può più ricordare. E cosa fa questo? Distrugge il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Ricordiamo sempre questa eternità dei mutamenti, che la incontreremo nel quadro giusto, perché è uno dei fini del fare. Se qualcuno dovesse chiedersi a questo punto, ma allora chi è che ha creato il caos? Chi ha creato l'uovo primordiale o il disco giallo in campo nero da cui è nato il caos primordiale? Bene, costui pensi come il concetto di creazione gli è stato imposto prima ancora che potesse parlare. Il paganesimo politeista afferma che tutto è divenuto da precedenti trasformazioni. Punto. E qui il paganesimo non aggiunge nient'altro, perché il paganesimo è conoscenza soggettiva. E se il feto sa il mondo all'interno della pancia della madre, non conosce il mondo esterno. Per cui mettiamo un punto e non lavoriamo di fantasia. Il paganesimo politeista ha una risposta logica e precisa alla domanda: chi ha creato il Dio dei cristiani? Alcuni esseri umani, il cui fine era quello di distruggere i loro nemici. Questi scopersero come la sottomissione al Dio padrone fosse funzionale per sottomettere gli esseri umani ai loro bisogni. Trasformarono la loro invenzione in idea trascendentale per meglio distruggere e dominare gli esseri umani. Porsi la domanda chi ha creato significa rinnovare la truffa cristiana sulla realtà del proprio Dio. E questo sono i concetti, sono i principi fondamentali della creazione vista nel paganesimo politeista. Ed ora passiamo al secondo quadro, ed è il concetto della vita e la morte nel paganesimo politeista e in stregoneria. La vita di un essere della natura, qualunque essere, per il paganesimo politeista è la sua opportunità per diventare eterno. Per il paganesimo politeista la vita degli esseri della natura è un modo con cui l'energia vitale, trasformatasi in coscienza, si arricchisce fino a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Vabbè, ciao! Che poi prosegue nella sequenza dei mutamenti verso l'eternità. La coscienza di sé si trasferisce dal corpo fisico al corpo luminoso. Dunque, per il paganesimo politeista, la vita di un essere della natura, qualunque essere, è un'opportunità, è un avvenimento, è successo. Una concentrazione di energia vitale si è trasformata in coscienza. Dunque, gli esseri della natura, la natura stessa, è un modo con cui l'energia vitale si trasforma in coscienza e si arricchisce. E si arricchisce nel corso della sua esistenza. Cioè l'esistenza è un modo attraverso il quale arricchire la propria carica di energia vitale iniziale. E prosegue nella sequenza dei mutamenti verso l'eternità. La coscienza di sé si trasferisce dal corpo fisico al corpo luminoso. La vita degli esseri della natura è un modo per costruire il loro corpo luminoso. E basta, è solo quello, è un'opportunità da sfruttare. L'arricchimento della coscienza dell'essere della natura avviene attraverso l'esercizio della propria volontà, le proprie determinazioni, sviluppando il proprio sapere e la propria conoscenza, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Questo è la distruzione del proprio corpo luminoso. Si ottiene mettendosi in ginocchio davanti ad un Dio padrone, o peggio ancora, soggettivando il volere del Dio padrone, costringendo altri esseri della propria specie in ginocchio. Si distrugge il proprio divenire quando si opera per distruggere il divenire della propria specie nel tentativo di appropriarsene.
Nel paganesimo politeista non esiste il concetto di morte, ma quello di nascita. Nasce il feto, nasce il fanciullo o la fanciulla, nasce l'essere umano adulto, nasce l'essere luminoso. Il concetto di morte come dissoluzione è un concetto cristiano. La sottomissione al Dio cristiano porta alla distruzione del corpo luminoso e la morte del corpo fisico coincide con la dispersione della propria energia vitale. La vita si è trasformata in un aborto. Questo lo sanno bene i cristiani, che però assolvono il proprio fare confidando nella promessa della risurrezione della carne. Peccato che per il pazzo di Nazare questo avrebbe dovuto avvenire 2000 anni fa circa. Per cui nel paganesimo non esiste il concetto di morte, anche se sentirete spesso a me usare questa parola, il senso è che questo non esiste nel paganesimo. Nel paganesimo esiste la nascita, perché non esiste forza, non esiste condizione se non accidentale per cui venga bloccata la costruzione del corpo luminoso. E dopo il concetto della vita e la morte passiamo al concetto di divino come negazione del Dio cristiano. Ricordatevi sempre questo mutamento dopo mutamento, che è sempre il motivo centrale della nostra esposizione. Nel paganesimo politeista ogni concentrazione di energia vitale cosciente di sé ha come scopo quello di dilatarsi proseguendo nei mutamenti specifici della specie in cui è divenuta per diventare eterna. Lo scopo di ogni coscienza di sé, dalla galassia all'essere umano, al virus, al batterio, alla carota, a qualsiasi cosa, all'albero, al filo di erba, ha come scopo quello di dilatarsi proseguendo nei mutamenti specifici della sua specie. Abbiamo detto che la vita è un mezzo, è un metodo attraverso il quale costruire il proprio corpo luminoso. Ebbene, il corpo luminoso per proseguire nei mutamenti oltre la morte del corpo fisico, cioè per continuare ad esistere. A volte questo non avviene perché condizioni oggettive distruggono la sequenza dei mutamenti troppo presto, ma ogni essere ha il dovere di esercitare la propria volontà per diventare eterno, ha il dovere di provarci, ha il dovere di coltivare se stesso, ha il dovere di tentare di farcela. Ha il dovere di usare la propria volontà. In caso contrario c'è il suicidio come riconoscimento del proprio fallimento. La forma di suicidio più comune è quella di mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Il suicidio è fatto a due, ci sono due tipi di suicidio. Quello che distrugge la formazione del corpo luminoso, quello che distrugge l'individuo, e c'è la forma di suicidio per cui ci si sottrae a condizioni troppo violente, troppo ossessive, che non siamo in grado di affrontare. Bene, la forma di suicidio che distrugge lentamente il corpo luminoso è la più aberrante che esista. L'altra è invece un atto di volontà, cioè io, davanti a una situazione estrema, davanti a una situazione che non so come affrontare, che non so risolvere, salvo il salvabile, cioè salvo quella parte del corpo luminoso che fino ad allora sono riuscito a costruire. Dunque io in quel momento salvo il salvabile. Ricordiamoci che nel paganesimo politeista in stregoneria non esiste il divieto al suicidio dal punto di vista morale. Perché questo? Perché l'essere umano non è proprietà di qualcun altro, è determinazione di se stesso. Essendo determinazione di se stesso, egli può scegliere qualsiasi cosa. Perché è proibito il suicidio nel cristianesimo? Perché l'essere umano è proprietà del Dio, appartiene al Dio, appartiene alla Chiesa Cattolica, appartiene al padrone, appartiene a chi lo mette in ginocchio, non appartiene a se stesso. Mentre nel paganesimo politeista e in stregoneria, qualunque essere appartiene essenzialmente a se stesso, per cui decide al meglio di affrontare al meglio la propria esistenza. Questo è. Allora, in quel punto, ogni essere cerca di salvare il salvabile quando, davanti a condizioni atroci, davanti a condizioni che non è in grado di affrontare, preferisce sottrarsi. Non ce la faccio, però, prima di morire lentamente, prima che il mio corpo luminoso muoia lentamente,
salvo il salvabile, butto giù da un ponte, mi suicido, muoio in un attimo e salvo quello che fino ad allora sono riuscito a costruire. Questo è il concetto del paganesimo politista. Dopo ricordarti che il suicidio è anche un reato ed è perseguito per legge, questo deve essere chiaro. Ogni essere, qualsiasi sia la sua natura e il suo divenuto, nel momento stesso in cui esercita la sua volontà per sviluppare il proprio potere di essere, è un Dio, ricordiamo anche il concetto di potere di essere, andremo a specificare, è un Dio fra dei, dal momento che il circostante è formato da coscienze il cui scopo è diventare eterne, sviluppando il loro potere di essere. Dunque il concetto di Dio nel paganesimo politeista e in stregoneria non è quello del cristianesimo, del Dio padrone che possiede gli individui, ma è Dio ogni coscienza che esercita se stessa, esercita le proprie determinazioni, affronta la vita, risolve le contraddizioni. Vale per la galassia, vale per la pianta, vale per il filo d'erba, vale per l'essere umano, vale per l'elefante, vale per il virus. Ogni coscienza, anche coscienze di sola energia vitale. L'adattamento delle coscienze attraverso necessità e volontà trasforma il mondo in cui viviamo in un insieme divino di cui siamo parte nella misura in cui agiamo per sviluppare il nostro potere di essere. Noi agiamo per sviluppare il nostro divino. E basta, noi sviluppiamo il nostro potere di essere perché noi siamo importanti per noi stessi. Noi sviluppiamo il nostro potere di essere senza sviluppare il potere di avere, senza appropriarci di altri individui. Dunque diventiamo preziosi per l'intero tessuto sociale. Ogni essere è un Dio fra dei nella misura in cui camminano insieme verso l'eternità dei mutamenti. Chi vive sviluppando il potere di essere deve necessariamente aiutare ogni altro essere a sviluppare il suo potere di essere, perché questo lo favorisce nello sviluppo del suo potere di essere. Attenzione, ripetiamo il concetto. Chi vive sviluppando il potere di essere, cioè se stesso, deve necessariamente aiutare ogni altro essere a sviluppare il suo potere di essere, perché questo lo favorisce nello sviluppo del suo potere di essere. Io coltivo bene il mio campo, io favorisco lo sviluppo del mio campo, perché favorendo lo sviluppo del mio campo favorisco il mio sviluppo. Essendo invece il cristianesimo un metodo per possedere gli individui, mettendoli in ginocchio davanti ad un presunto Dio creatore, gli esseri umani devono impoverire il proprio essere per poter accettare la sottomissione come fatto naturale della loro esistenza. Devono distruggere se stessi, la propria volontà e le proprie determinazioni. Il cristianesimo, e nel nostro caso il cattolicesimo, devono immiserire culturalmente e fisicamente gli individui per poterli distruggere. Devono costruire miseria. Ricordate, vi ha letto Ivano, no? Vi ho parlato di Giuseppe, che diventava il vice faraone d'Egitto, che doveva immiserire l'Egitto, doveva appropriarsi di tutto per costruire la miseria, e nella miseria costringere le persone a sottomettersi. Dunque il cristianesimo, nel nostro caso il cattolicesimo, devono immiserire culturalmente e fisicamente gli individui per poterli distruggere. L'indicazione di questo fare è del pazzo di Nazareth nel suo Beati poveri di spirito, ma anche nella Bibbia di Giuseppe, come abbiamo visto, no? Beati, oppure, in verità vi dico, se voi non cambiate e non diventate come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà umile come questo fanciullo, egli sarà più grande del regno dei cieli. E nelle parrocchie i bambini vengono stuprati, come la cronaca sta parlando. E questo è Matteo. Nel paganesimo politeista, perché quando si considera l'altro oggetto di possesso, oggetto che deve essere umile, è un oggetto che si può anche stuprare, non è persona. Ricordatevelo bene questo, State attenti, perché è vero che esiste una propaganda cattolica che dice il contrario, ma è altrettanto vero che le persone diventano oggetti, proprietà del Dio. Nel paganesimo politeista, tutti gli esseri della natura, la natura nel suo insieme, la terra, il sole, la luna, i pianeti, le stelle, le galassie, gli esseri di sola energia vitale, altro non sono che coscienze di sé, divini, che attraverso la propria sequenza dei mutamenti tendono a diventare eterni. E ricordiamo sempre il concetto, la propria sequenza dei mutamenti o mutamento dopo mutamento. Con i divini si cammina assieme,
relazionandoci attraverso il fare, ma non ci si può mettere in ginocchio, pena la distruzione del nostro divino. E adesso che abbiamo sviluppato il concetto di divino come negazione del Dio cristiano, perché se tutto ciò che ci circonda sono coscienze divine che tentano a diventare eterne, chiaramente non esiste un Dio padrone. Esiste una follia, un'invenzione folle del Dio padrone davanti al quale sottomette gli esseri umani, privandoli del loro essere Dio. E questa è la dicotomia che abbiamo in corso in questo momento. Affrontiamo il quarto quadro, e nel quarto quadro parliamo dell'essere assolutamente necessario. Nel paganesimo politeista il divino si trasforma in continuazione e il suo fine è la formazione dell'essere assolutamente necessario. La definizione è presa dalla filosofia classica e sta a indicare il fine dei mutamenti. Attenzione, questo lo dico io, I mutamenti percorsi dalle singole coscienze costruiranno la coscienza universale. La coscienza universale altro non sarà che il risultato delle tensioni verso l'eternità cui le coscienze dell'universo tendono. In altre parole, esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni, si costruirà la coscienza universo. Per il paganesimo politeista non è un Dio o una volontà che crea l'esistente, ma è l'esistente che costruisce la coscienza universale, che le singole coscienze stanno costruendo attraverso la costruzione del loro divenire. E qui arriviamo al concetto di mutamento dopo mutamento. In pratica, non esiste una coscienza che ha costruito il mondo, ma esiste il mondo che, diventando cosciente consapevole, attraverso l'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni, costruisce la coscienza universale. Questo è il concetto del paganesimo della stregoneria, altrimenti io non posso esercitare stregoneria, perché se la stregoneria è costruzione del mutamento, costruzione delle trasformazioni, se Dio ha costruito il mondo e il mondo torna a Dio, io non posso più esercitare la stregoneria. E invece, siccome questo non è, perché questo non esiste, anzi è vero il contrario, cioè è vero che le coscienze che esistono in questo momento, qualunque siano, dalla galassia al virus, all'essere di sola energia, al batterio, all'essere umano, cioè, costruiranno alla fine della sequenza di mutamenti la coscienza universale, ciò significa che io posso agire sui mutamenti e agisco tanto meglio, tanto più sviluppo la mia volontà, e agendo sui mutamenti posso agire nella costruzione della coscienza universale. Dunque, nessuna volontà che crea il mondo. La volontà appartiene al mondo, le forze della costruzione appartengono alle singole coscienze che in questo momento esistono, e il fine, mutamento dopo mutamento, è quello di costruire la coscienza universale. Partendo da questo, ci sono due concezioni a confronto, la cui differenza appare del tutto ovvia. Il cristianesimo è sottomissione al Dio padrone, come promessa della resurrezione della carne. Poi questo fatelo spiegare ai cattolici. Mentre nel paganesimo politeista la ricerca di libertà è il fondamento che conduce all'eternità. Queste due modi di intendere la vita non hanno nessuna mediazione. Questi due modi di intendere la vita non possono essere mediati. Può essere che il cristianesimo in alcune fasi storiche appaia in maniera diversa, ma appare, ma non è diverso, gioca un ruolo diverso, ma il cristianesimo è sempre sottomissione al Dio padrone come promessa della resurrezione della carne, mentre il paganesimo politeista, la ricerca di libertà è il fondamento che conduce all'eternità. Scusate un attimo solo. Dunque, a questo punto abbiamo visto cosa significa mutamento dopo mutamento. Abbiamo visto cosa significa costruire il corpo luminoso, perché si costruisce il corpo luminoso. La vita è un processo di costruzione del corpo luminoso. Abbiamo visto che non esiste un concetto di morte, ma esiste un concetto di nascita o di rinascita, se volete.
abbiamo visto ancora la creazione del paganesimo politeista come atto in sé, atto che esiste al suo interno, non all'esterno. E adesso affrontiamo il quinto quadro, che è l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica. Allora a questo punto uno si chiede, ma scusa, se le cose stanno così, come fanno i cattolici, come fa la religione cristiana per 2000 anni, per 1700 anni, 1600, quello che sono, essere imperante nel mondo occidentale? Noi vogliamo ricordare come il cristianesimo non sia in possesso di una dottrina o di una visione del mondo atta a convincere le persone della giustezza della sua dottrina. Il cristianesimo può solo imporsi con la violenza, la tortura e il ricatto economico-sociale. Il cristianesimo oggi sopravvive in questo paese perché gli si consente di mettere in ginocchio i bambini negli asili nido, nelle scuole materne, nelle scuole elementari. Gli si consente di agire massicciamente indisturbato nelle galere, negli ospedali e negli ospizi, dove non c'è il rispetto religioso, ma si pratica massicciamente il ricatto sociale. Il cristianesimo si è imposto con la ferocia dei ferri roventi e dei ricatti, con la coercizione sui bambini. La sua tecnica consiste nell'impossessarsi del comando sociale, spiegandogli come sia più conveniente imporre la sua religione per tenere sottomessi gli esseri umani. Ricordiamo come si è imposto il cristianesimo, anche se noi, come pagani politeisti, imputiamo all'imperatore romano, quale uomo Dio, la responsabilità di aver distrutto il paganesimo come prologo all'arrivo di un altro uomo Dio. In altre parole, il cristianesimo perfeziona ciò che Augusto aveva iniziato. 379-395. Teodosio trasforma il cristianesimo in religione di Stato. 391. Il paganesimo viene vietato, templi chiusi e smaltellati. 409. I vescovi assumono il potere nella scelta dei difensori della città. Vi ricordo come Vigilio, quello che i cattolici venerano come santo, in Val Rendena con un esercito andò per tentare di distruggere la statua di Saturno e viene preso a sassate. Lui si reputava il padrone delle persone, il distruttore della gente inerme. 412. Le chiese vogliono il diritto d'asilo. Sapete cosa significa il diritto d'asilo? Significa che si processa solo quello che vogliono loro. 429-439. Vengono promulgate 150 leggi a difesa e a maggior gloria del cristianesimo. Vengono proibiti i combattimenti dei gladiatori. In pratica viene proibita con questa legge ogni tipo di spettacolo. 435. Viene emanata la pena di morte per i pagani. 448. Viene bruciato pubblicamente il libro contro i cristiani di Porfirio. 494. Gelasio I il corrotto proibì il rito dei Lupercali sostituendolo con la candelora. Ricordo che Gelasio I ha fatto qualcosa oltre a distruggere l'ultimo rito pagano vero, che era i Lupercali, ha bruciato anche l'Apocalisse di Tommaso, perché gli faceva rabbrividire. Io sto lavorando su uno scritto di Tommaso Didimos e in effetti capisco perché lo ha distrutto. Per noi Gelasio è corrotto. Perché questo? Perché pretese il possesso degli esseri umani attraverso il controllo di re e imperatori. In pratica un po' alla volta viene impostato il principio che l'imperatore altro non è che un agente della Chiesa Cattolica che deve imporre la sua morale e il suo credo. Questa è la corruzione davanti alla vita. Vediamo che solo con questi metodi, il cristianesimo si è imposto. Non aveva nessun'altra possibilità per imporsi se non stuprando gli esseri umani. E mi provino che non sia così, cioè io sono sempre disponibile a accettare prove che non sia così. Le prove poi devono avere la prova del fuoco. Quadro numero 6. Il circostante come coscienza. Se qualcuno ha dei dubbi che non sia così, si ricordi che tutte le lotte sociali, tutte le lotte per il benessere fatte dal 1789, dopo la rivoluzione francese, che fu una rivoluzione anticattolica, fra parentesi, ad oggi, sono avvenute tutte
contro la Chiesa, la costruzione della medicina, la costruzione di un sistema sociale diverso, la costruzione di una Costituzione, la costruzione della libertà di stampa, la libertà di parola. Ricordatevi come addirittura la censura sui film, il diritto della censura di bruciare i film, sia stato sconfitto adesso da qualche giorno grazie al film Totò che visse due volte. Ricordatevi ancora che il giuramento su Dio, cioè su questa forma incredibile, assurda, insomma, che è incostituzionale, è stato levato nei tribunali soltanto da qualche anno. Solo da qualche anno non si giura più su Dio, che è un'aberrazione, perché la Costituzione non prevede Dio, cioè non prevede assolutamente, anzi è in contrapposizione netta. Per cui solo in questo modo il cristianesimo si è imposto, e oggi come oggi si impone sempre con la truffa e con l'inganno sui bambini. E dimostratemi che non è vero. Poi parlate con le madri che non vogliono che i bambini facciano religione nelle scuole, a vedere come vengono trattati in molte scuole. Esistono ancora delle battaglie in corso per avere il diritto a non avere l'istruzione cattolica, che è allucinante, è veramente allucinante. In questa Costituzione se ne vedono ancora di cose molto molto brutte. Vediamo il quadro numero 6. A questo punto il cristianesimo ha messo in ginocchio gli esseri umani. Però abbiamo il circostante. Abbiamo detto che il circostante, il mondo, è formato da coscienze, da dei, non è muto. Infatti, per il paganesimo politeista, il circostante è formato da coscienze, il cui fine è proseguire nella coscienza dei mutamenti, della sequenza dei mutamenti. Cioè, le divinità del circostante anche loro vogliono diventare eterne. E il bisogno che spinge l'azione delle coscienze determinandone la direzione è libertà. Cioè le coscienze del circostante non è che si muovono a casaccio, si muovono per stare meglio, si muovono per scegliere al meglio. E il scegliere al meglio è una forza divina che si chiama libertà, che è all'interno del potere di essere. Libertà è coscienza divina in sé, calata in ogni coscienza, è divino nei divini. Libertà è quel divino che spinge le coscienze a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del loro potere di essere. Attenzione, qui stiamo parlando della libertà e del potere di essere, stiamo parlando di una divinità, stiamo parlando di una coscienza divina. Non stiamo parlando di quel concetto che la mia libertà finisce dove comincia la tua libertà, perché se io ho troppa libertà a te ti vendo come schiavo sul mercato degli schiavi. Questo è il concetto del potere di avere. Cioè il potere di avere deve limitare questa libertà, perché altrimenti esiste solo la libertà di trafficare in schiavi. E questo è un concetto che appartiene al potere di avere. La libertà nel potere di essere è invece è quel divino che spinge le coscienze a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del loro potere di essere. Dove in un insieme divino in cui le relazioni fra le coscienze sono determinate dal potere di essere, la rimozione degli ostacoli al suo sviluppo. Scusate un attimo. Dunque, per il paganesimo politeista, il circostante è formato da coscienze, il cui fine è proseguire nella coscienza dei mutamenti. Il bisogno che spinge l'azione delle coscienze determinandone la direzione è libertà. Libertà è coscienza divina in sé, calata in ogni coscienza, è divino nei divini. Libertà è quel divino che spinge le coscienze a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del loro potere di essere. In un insieme divino in cui le relazioni fra le coscienze sono determinate dal potere di essere, la rimozione degli ostacoli al suo sviluppo deve essere fatta nei confronti delle coscienze più deboli e maggiormente sottoposte alla coercizione del potere di avere. Il potere di avere non solo minaccia le specie in cui si diffonde, ma minaccia ogni altra specie, in quanto il suo sviluppo si esprime attraverso la distruzione sia del divenire della specie, sia dell'oggettività divina in cui quella specie è divenuta. Cioè, il potere di avere non è che si limita a massacrare tutti gli indios dell'America Latina, ma deve distruggere le foreste, deve dargli fuoco. Chiaramente prima distrugge gli indios in America Latina e poi brucia le foreste. Cioè esiste una distruzione sistematica, perché il potere di avere vive soltanto attraverso il saccheggio. Per cui il potere di avere non è che minaccia solo gli esseri umani, dice vabbè, ha messo in ginocchio gli esseri umani, è morta là. No, il potere di avere mette in ginocchio gli esseri umani,
mette in ginocchio la natura, deve distruggere la natura, deve organizzare tutto il mondo in funzione di se stesso. Attenzione, per cui il potere di avere non è una minaccia soltanto per gli esseri umani e ne distrugge i loro cammini, ma è una minaccia per tutto il pianeta, per tutta la coscienza della Terra, è una minaccia per tutta la natura. Per questo motivo le coscienze del circostante usano il loro divino riversando energia vitale per alimentare ogni percorso di libertà che viene ad esprimersi nella specie umana. Solo in quel modo potranno preservare i propri cammini nell'eternità prima che la pazzia del potere di avere, identificandosi come demandato dal Dio Creatore, distrugga irrimediabilmente i loro percorsi verso l'eternità. La distruzione del potere di avere è pericolosa per tutti. Anche l'albero ha paura del potere di avere, però l'albero non è sottoposto al potere di avere. Il potere di avere sottomette l'essere umano, ma l'essere umano abbatte l'albero. Allora, se l'albero riesce ad alimentare il potere di essere dell'essere umano, che riesca a capire che se l'albero sta bene anche lui, se la foresta sta bene anche lui, questo non significa che l'essere umano non abbatte l'albero, ma non lo saccheggia, non dà fuoco tanto per dar fuoco, non saccheggia il mondo. Per cui l'albero ha interesse a fare questo perché questo favorisce il suo sviluppo mutamento dopo mutamento. Per cui cosa succede questo? Che il mondo circostante, riversa l'energia vitale sull'essere umano per alimentare i suoi percorsi di libertà. Cioè, la libertà dell'essere umano è la libertà del pianeta, perché le mani dell'essere umano hanno la capacità di distruggere in tempi brevi l'intero pianeta. Per questo la posta in gioco che porta avanti libertà è l'essere umano e non è la foresta amazzonica. Questo farsi coscienza del circostante, del mondo circostante, nei confronti della specie umana si chiama anticristo. Cioè il potere di essere che il mondo che ci circonda, che le coscienze che ci circondano, riversano sull'essere umano affinché percorra il proprio cammino di libertà sviluppando il suo potere di essere, bene, questo farsi consapevole di questo si chiama anticristo. Il progetto del pazzo di Nazareth nel sottomettere gli esseri umani a quello che lui chiama Dio suo padre consiste nel distruggere il divenire portandoli vuoti alla morte del corpo fisico insieme alla distruzione del corpo luminoso, in ginocchio a pregare, in ginocchio a supplicare, in ginocchio. Ricordate cosa dice: ma cosa fate? Voi mettete via il pane, state accumulando il pane, ma non sapete che io riesco a moltiplicare i pani e i pesci? Anche se voi siete alla fame, arrivo io e vi moltiplico i pani e i pesci. Cioè questa costruzione della miseria, questo mettere in ginocchio gli esseri umani, porta alla distruzione della formazione del corpo luminoso. In compenso, questo pazzo prometteva che li avrebbe fatti risorgere nella carne, ma senza sesso, come dice i Sadducei, non c'è il sesso. Il progetto dell'anticristo è quello di favorire il respiro di libertà della specie umana, affinché liberatasi dall'assoggettamento alle religioni monoteiste possa proseguire nei mutamenti verso l'eternità, cioè possa camminare insieme al mondo e alle sue trasformazioni, possa diventare parte del mondo e non saccheggiatore del mondo. Solo questo aiuta le coscienze del circostante a continuare i propri mutamenti verso l'eternità. Questo farsi anticristo dà forza anche alle coscienze circostanti di aiutare gli esseri umani a percorrere questi sentieri. E adesso arriviamo al settimo quadro. Il settimo quadro tratta i riti in stregoneria come mezzo per fondare la libertà. Cioè, cosa sono i riti in stregoneria? Abbiamo visto il processo di sottomissione del cristianesimo. Abbiamo visto che però il cristianesimo sottomette l'essere umano, ma non sottomette il mondo che ci circonda, non sottomette la consapevolezza di ciò che cresce attorno a noi. E questa consapevolezza di ciò che cresce attorno a noi si riversa su di noi affinché noi costruiamo la libertà. E non è che si riversa a casaccio. Questa volontà del mondo che ci circonda si riversa là dove è possibile costruire un cammino di libertà. Dove l'essere umano dice: io esisto, io sono, io mi prendo in mano la responsabilità della mia vita, io devo essere determinato, io devo costruire il mio potere di essere, non posso essere in ginocchio e non posso mettere in ginocchio, non posso stuprare esseri umani indifesi, non lo posso fare perché questo distrugge me stesso. E allora, determinato questo,
Cosa sono i riti in stregoneria? I riti in... per prendere nelle proprie mani il proprio divenire, esercitando volontà e determinazioni per sviluppare il proprio potere di essere. Allora, la stregoneria è un'arte per affrontare la vita, è un'arte per costringere se stesso, per autodisciplinarsi, a sottrarsi dalla posizione in ginocchio e per prendere nelle proprie mani il proprio divenire, non il Dio padrone, sono io padrone di me stesso. Esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni e costruire il proprio potere di essere. Un essere umano ricco, un essere umano forte, un essere umano che non ha paura di affrontare le contraddizioni della vita è un patrimonio prezioso per l'intero sistema sociale, è un patrimonio prezioso per tutti gli esseri. Scusate un attimo solo, che qui ho un piccolo problemino. Un attimo soltanto, vediamo un attimino. No, qui non va bene. Un attimo solo che sono rimasto bloccato da una condizione che non pensavo si potesse verificare. Accidenti anche a me. Non ci ho pensato assolutamente. Va bene, la condizione è stata ovviata un pochino. I riti in stregoneria dunque. Dal momento che la stregoneria è l'arte attraverso la quale il singolo essere umano costringe se stesso a sottrarsi alla posizione in ginocchio, i riti in stregoneria variano da persona a persona, variano da generazione a generazione. Dal momento che stregoneria e paganesimo politeista sono percezioni soggettive del circostante, non esiste nel paganesimo politeista e nella stregoneria una verità a cui piegare gli esseri umani. Esiste un percorso di libertà dove la verità altro non è che descrizione del livello di libertà raggiunto dal soggetto, subito modificabile non appena si amplia la libertà soggettiva. Dunque, nel paganesimo politeista e nella stregoneria, non esiste una verità, non può esistere, perché sono percezioni soggettive del mondo che ci circonda. Io, quando un giorno percepivo il mondo in un certo modo, oggi lo percepisco in modo diverso. Dunque, la verità di quel giorno è diversa dalla verità di oggi, ma da allora ad oggi ho costruito un percorso di libertà, ho costruito la mia libertà percettiva, posso far affluire nuovi e diversi fenomeni. Dunque, l'accento io lo devo mettere sul percorso di libertà. Io percorro un percorso di libertà e la verità altro non è che descrizione del livello di libertà raggiunto. Dunque io non devo indicare alle persone, ecco io ho visto la verità, perché dico una cazzata. Dico, il mio percorso di libertà mi ha portato a vedere questo. Vi do questo, però io so che posso andare oltre. Un giorno andrò oltre, per cui questo non è più valido. Per cui io non do una verità, io do una libertà. Chi piega il divenire degli esseri umani ad una presunta verità ha il solo scopo di distruggere il divenire degli esseri umani. Sottomettere ad una verità a priori è fare della magia nera. La magia nera è l'arte del prete cattolico mentre mette in ginocchio gli esseri umani. I riti in stregoneria nel paganesimo politeista hanno lo scopo di accentrare l'attenzione su ciò che impedisce il divenire degli esseri umani. Indicano la libertà nel momento e nella situazione in cui vengono elaborati. Dunque io oggi elaboro un rito di stregoneria o un rito di paganesimo politeista perché quel rito mi indica gli ostacoli al mio percorso. Quel rito dice ai partecipanti al rito, noi dobbiamo superare questi ostacoli per liberare la nostra percezione, oppure noi dobbiamo superare questi ostacoli per ampliare la libertà del sistema sociale. Noi dobbiamo superare questi ostacoli. Bene, nel rito vengono indicati gli ostacoli da superare, però gli ostacoli sono diversi nel Veneto che non in Puglia, sono diversi in Italia che non in Germania, che non in Malesia, che non in Uganda. Dunque, i riti saranno diversi perché la qualità e la profondità degli ostacoli è diversa. Saranno diversi gli ostacoli di chi vive in campagna da chi vive in città. Sarà diversa da chi vive nel Bronx, da chi vive a Roma o da chi vive a Cadoneghe. Dunque i riti avranno una diversità, anche se magari possono avere dei fattori in comune per indicare la libertà, gli ostacoli da superare e costruire la propria libertà.
saranno comunque diversi e vengono modificati anche da generazione a generazione. Cioè, la mia generazione ha degli ostacoli da superare, no? Ha da costruire un certo percorso di libertà, ma la generazione che mi succederà non avrà gli stessi ostacoli, ne avrà altri, diversi. Magari io gli avrò regalato uno spazio maggiore di libertà e allora dovrà andare oltre, oppure avrò subito delle grandi sconfitte e dovrà fare degli sforzi maggiori. Per cui i riti e ciò che indicherà per costruire la libertà saranno diversi. Per cui i giochi aberranti fatti da pseudo satanisti che i cristiani indicano come pericolosi, quelli che dicono fanno i riti sessuali, hanno sventrato, altro non sono che comportamenti a risposte e situazioni fobiche, spesso di natura sessuale, che i cristiani hanno imposto a individui indifesi, sia con la coercizione familiare che con quella istituzionale, di cui si reputano padroni in molti settori. Pertanto sono aberrazioni cristiane. Il satanismo è una roba cristiana, a meno che non sia una questione pagana, dove allora per satanismo si indica l'avversario, si indica il nemico, ma allora è un'altra cosa, sono cose diverse, ma il satanismo comunque è sempre una risposta cristiana. E vediamo all'ultimo quadro, il paganesimo politeista come religione. E qui vediamo un attimino i principi di questo paganesimo politeista. Il paganesimo politeista è il passato come relazioni fra le coscienze di sé degli esseri umani e il circostante cosciente di sé. È il passato come relazione. Ricordo sempre che non prendo le telefonate, per cui inutile neanche che ci provate. È il passato come relazione fra gli esseri umani e le determinazioni del loro fare in relazione alle determinazioni del circostante. La regola fondamentale del paganesimo è questa: A. Io ti do o ti ringrazio perché tu mi dai o mi darai, ma non mi interessa. B. Ho ricevuto, dunque io ti do, cioè io sono contento, ho ricevuto esattamente quello che mi serviva, ti do tranquillamente, insomma, tutto quello che ti serve. C. Mi prendo quanto a te non serve, dunque non ti devo nulla, l'hai buttato via, se no che cavolo vuoi da me, non mi puoi vendere ciò che a te non serve. D. Prendi quanto a me non serve, dunque non mi devi nulla, che mi devi dare, a me non mi serve, prenditi, no. E. Io ti do in quanto l'aumento della tua forza, del tuo sapere, del tuo fare, aumenta la mia forza, il mio sapere e il mio fare. Tanto più tu sei forte, tanto più tu sei consapevole, tanto più tu sei sapiente, tanto più io sono forte, io sono consapevole, io sono sapiente. Nel potere di essere non esiste la padronanza dell'informazione, non esiste la proprietà dell'informazione, perché il potere di essere rappresenta uno sviluppo di se stesso, cioè l'informazione non è fine a se stessa, ma appartiene a tutto il percorso di libertà dell'individuo. Dunque, anche se io mi prendo delle cose da te, delle informazioni, dei dati, il sapere, la conoscenza, eccetera, in realtà non ti rubo niente, cioè non diminuisco la tua ricchezza. Per cui il paganesimo politeista è il futuro, in quanto costruisce l'oggettività, le condizioni nelle quali gli individui possono sviluppare il loro potere di essere attraverso le relazioni col circostante. Dunque, un pagano vive nel presente in funzione del futuro. Costruisce il futuro sviluppando un'oggettività di libertà per l'intera specie umana. Il paganesimo necessita dell'apporto della ricchezza di ogni diversità percettiva, delle specificità delle percezioni, dello specifico apporto ideale di ogni singolo essere umano. Noi come esseri umani siamo compresi del mondo, non comprendiamo il mondo. Per cui io avrò sempre la comprensione di una piccola parte del mondo, ma se saremo in due avremo la percezione di due piccolissime parti del mondo e in tre ne avremo tre piccolissime parti del mondo e così via. Cioè abbiamo bisogno della ricchezza di tutti per costruire qualcosa. Per cui le diversità nel paganesimo sono fondamentali, guai se non ci fossero le diversità. Infatti il paganesimo non può piegare una verità, se no uccide se stesso. Libertà nel paganesimo è libertà del singolo essere nel seguire la sequenza dei suoi mutamenti per diventare eterno. La libertà nel paganesimo è un'oggettività di libertà nella quale seguire i mutamenti di ogni libertà individuale. Il paganesimo non può assoggettare nessun essere pena la sua distruzione. Dunque,
la sequenza dei mutamenti per diventare eterni è ciò che qualifica libertà. Libertà esiste perché esiste una sequenza dei mutamenti che io devo seguire per arrivare all'eternità. E libertà è ciò che mi dà la forza, ciò che mi dà l'intento per costruire questa sequenza dei mutamenti. E qui ha un senso il potere di essere, il concetto di libertà, mentre non ha senso intanto il potere di avere. Non ha senso il concetto di libertà nel cristianesimo, perché il cristianesimo è assoggettamento al Dio padrone, per cui non ha senso una libertà nell'assoggettamento. O si limita chi assoggetta, oppure non esiste il concetto di libertà. Infatti nel cristianesimo non esiste concetto di libertà se non come concetto di contrapposizione al cristianesimo. E partendo da questi, diciamo che esistono tanti paganesimi quanti sono gli esseri umani, ma percorrono un solo fiume di mutamenti attraverso i quali diventare eterni. Dunque non è da mettere l'accento sulla verità del paganesimo, su che cos'è il paganesimo, ma sul fiume di libertà, sul fiume e la direzione verso quale gli esseri umani vanno, percorrono. Il paganesimo considera ogni essere della natura, ogni pianeta, ogni essere umano, ogni cosa nel circostante un Dio che attraverso l'esercizio delle proprie determinazioni e della propria volontà sviluppa il proprio potere di essere per diventare eterno. Dunque, ogni pianeta, ogni essere umano, ogni cosa nel circostante è un Dio. Non ha Dio dentro, non ha una coscienza interna, ma è ella stessa una coscienza in formazione. Ella stessa è una coscienza, parte delle coscienze. E questo è il concetto più difficile, che è sempre più difficile da spiegare. Il paganesimo considera che ogni volta che un essere concentra la propria attenzione per soddisfare un proprio bisogno, relazionandosi con altri esseri con necessità simili, costruisce un centro di energia vitale che, qualora diventi sufficientemente forte attraverso le relazioni con altri esseri che esprimono uguali bisogni, acquista coscienza di sé e inizia un cammino che, attraverso l'esercizio della propria volontà e le proprie determinazioni, tende a perpetuarsi lungo una propria sequenza di mutamenti, tentando di diventare eterni. Questi centri nel paganesimo sono dei con i quali costruire una relazione. Questo concetto è estremamente complesso perché l'essere umano è abituato a pensare di partorire figli. Cioè, in pratica, da un essere umano nasce solo un essere umano. In realtà, da tutti gli esseri della natura si espandono delle tensioni, si espandono dei bisogni, si espandono delle vibrazioni. Queste vibrazioni, questi bisogni, queste tensioni si raggruppano in necessità. Per esempio, Fabulinus, vi ho letto ancora l'altra volta ancora dal ciò che porta a diventare eterni, Fabulinus. Fabulinus è l'arte di fabulare, è l'arte di parlare. E questa arte di parlare è talmente necessario all'interno della specie umana che nel corso dei secoli, nel corso dei decine di milioni di anni, di migliaia di anni, scusate, da cui la specie umana ha cominciato a usare questo modo di essere, questo modo di esprimersi, è diventato talmente importante ad essere diventato un centro di energia vitale. Cioè è un divino in pratica, è un divino che ricorda agli esseri umani di continuare a sviluppare questo modo di essere, questo modo di fare. Questo è un concetto estremamente difficile e complicato per chi non ha dimestichezza col paganesimo. Però ricordiamoci che ogni volta che noi facciamo un'azione, non è soltanto che facciamo l'azione, ma emettiamo energia vitale, emettiamo tensione, emettiamo bisogno, emettiamo messaggio, facciamo vibrare le linee di tensione del mondo. E questo è questo concetto che è abbastanza complesso per chi non è pagano. E infine, per concludere il tutto e mettere il cappellino sopra, la divinità è chiunque, cosa o essere percorre un sentiero di sviluppo che attraverso l'uso della propria volontà tende a diventare eterno, aiutando il circostante a diventare eterno attraverso lo sviluppo di ogni specifico potere di essere. Dunque, quando io dico Giove è un Dio, non intendo la stessa cosa che i cristiani intendono dire Giove è un Dio. Per un cristiano dire Giove è un Dio significa mettersi in ginocchio davanti a un Dio. Per me dire Giove è un Dio è respirare ed è la piacevolezza dell'atmosfera che mi circonda. Ed è l'atmosfera cosciente di se stesso, di se stessa, che tende a diventare eterno attraverso la sequenza dei propri mutamenti. È il pianeta Terra e la sua coscienza che tende a diventare eterna nella sequenza dei mutamenti.
Pronto? E questa è l'esposizione dei concetti fondamentali del paganesimo politeista e della stregoneria. Questi sono i concetti della stregoneria e del paganesimo politeista. Pronto? Sì? Ciao, Ciao, dimmi. volevo sapere, ciao, perché mi ha talmente emozionato in questa storia di Musumano, no? In questo signore che ha detto, no? Mi volevo chiedere a questo signore Musumano, No, no, ma a me com'è non mi interessa i andato la musulmani, vita, signora. Scusate. com'è stata la vita verso i No, sì, signora, musulmani? non mi Ha interessa. dato qualcosa di benessere? Ha dato qualcosa verso l'Italia, verso Signora, noi? arrivederci. Non so se mi spiego secondo voi. Mi scusa, signora, ho dovuto buttare giù la telefonata. Mi scuso tantissimo, ma non stiamo parlando di musulmani, mi spiace. Pronto? Sì? Sì? Pronto? Pronto? Sì, vabbè. Questi sono i concetti del paganesimo e della stregoneria. E il paganesimo e la stregoneria si sviluppano esclusivamente sotto questi concetti. Tutto il resto è un'altra cosa. Tutto il resto fa parte della propaganda coercitiva dei cattolici e dei cristiani. Naturalmente i cristiani, per il cristianesimo la sottomissione è un atto normale. Sottomettersi a Dio è una cosa normale, per cui per loro chiedere sottomissione è una cosa normale, è un atto che non ha nessuna eccezione, cioè perché non riconoscono a se stessi la forza di usare le proprie determinazioni. Non riconoscendo a se stessi né agli altri esseri umani la forza di usare le proprie determinazioni, soccombono a qualsiasi volere divino e a chi lo rappresenta. Pronto? Io Dimmi. in parte sono d'accordo con le tue esposizioni, però ti ricordo che tu non sei molto democratico perché sei come Giuseppe lì, quello della bambina, Beh, insomma, non esagerare. che non lascia spazio al No, vabbè. controdibattito. Vabbè, d'accordo. Comunque io vorrei da te una piccola specificazione. Tu sai dirmi una definizione anche soggettiva della verità? Ma la verità è quello che io so in questo momento. Ah beh, soggettiva quindi. Bene, Certo. E bene. domani ne so un'altra. Però io ho un mio pensiero da dirti. Sì? Faresti bene a dire che Gesù di Nazareth è un pazzo per bene che ha voluto l'umanità, ma non che un pedofilo o peggio, come lo chiami Ma tu, vedi, se non ci l'infamia fossero dei umana. passi, vedi, se non ci fossero dei passi del Vangelo che giustificherebbero questo, Lo so, purtroppo, perché è stato travisato molte ma cose. sai. Comunque sappi che per me il Dio creatore e redentore è la protocellula della creazione. Non lo vedo come un Dio padre col triangolo in testa, col barbone e con i capelli bianchi. Spero bene, manco Comunque è quello. stato travisato molto Manco sia quello. dall'Antico Testamento e in parte anche dal Nuovo Ma Testamento, però a noi. me figura abbastanza buona e soprattutto fulgida la figura del Toro di Nazareth, insomma, quello che tu Vabbè, dai. ti metti un po' in croce e in castigo. No, va bene. Ti dico qualcosa adesso per radio. Ciao. Comunque, Claudio, Sì? buon lavoro. Grazie. Saluti. Il problema è sempre quello, no? Allora, questo tizio non è mai esistito. Ne sono esistiti vari che usavano questo nome, cioè questo, una specie di titolo, diciamo così, di varie sette, di vari gruppi. C'era il Gesù Zelota, c'era il Gesù Esseno e c'erano i Gesù delle religioni misteriche. E chiaramente davanti alle singole sette, cioè oltre alle singole sette, c'erano le persone che gironzolavano, erano le periferiche, erano quelle che non contavano niente. Le persone che non contavano niente, che non capivano niente di quello che si diceva, sia in positivo che in negativo, in tutte e due le cose. Cioè, gli zelotti avevano, cioè, della filosofia zelota conosciamo abbastanza, insomma, e anche di quella Essena qualcosina ci è arrivato. Grazie ai rotoli del Mar Morto, grazie ad altre cose. Però
Però delle misteriche invece degli adonisti e degli altri, specialmente le influenze fenice, sappiamo, vabbè, sa qualcosa la stregoneria, ma di solito si conosce abbastanza poco. Però oltre a questi personaggi, nella periferia c'erano delle persone che non capivano niente, cioè c'erano gli idioti, c'erano quelli che venivano emarginati dal gruppo perché non riuscivano a capire il senso esoterico o esoterico o l'insegnamento nel suo insieme. Questi cosa facevano? Prendevano la cosa e la usavano a modo loro, cioè la travisavano e la costruivano a modo loro. Oh, è arrivato qualcuno. Costruendola a modo loro, loro hanno costruito questi quattro Vangeli ufficiali che sono quattro porcherie. Dopo esistono delle altre cose. Naturalmente ognuno prende da dove vuole, insomma. Chiaramente se si vuole mettere in ginocchio gli esseri umani, ricordate che in ginocchio gli esseri umani possono essere fatti solo dai quattro Vangeli ufficiali. Dopodiché ci sono i Vangeli gnostici, dopodiché ci sono i Vangeli che ci ha restituito il deserto dell'Egitto, che dicono cose diverse, che dicono cose completamente diverse da quelle. Ma questo non significa che quelli sono veri, gli altri sono falsi, no, sono tutti delle elaborazioni fatte per dei fini precisi. Alcuni sono elaborazioni della stregoneria e possono essere riconosciuti in quanto tali, mentre ricordo che la stregoneria gnostica è stata sconfitta da se stessa. Altri invece, e parlo dei quattro Vangeli ufficiali, sono delle costruzioni fatte ad hoc per controllare le persone, per mettere in ginocchio le persone. Le affermazioni che io vi cito in Marco, per esempio, quelle affermazioni bibliche, toccare i bambini, cioè, voi sapete cosa vuol dire il termine conoscere in senso biblico, no? Conoscere, beh, toccare i bambini in senso biblico cosa significa? E guardate che essenzialmente lo trovate in Marco, cioè la pulsione di fare questo lo trovate in Marco, e questo ha giustificato per secoli, per millenni, un certo abuso che c'è stato sistematico. E volenti o nolenti nasce da là, o si elimina la fonte, si dissecca la fonte, o questo si riprodurrà. Bene. Visto che sono arrivate le ragazze, io chiudo qui la trasmissione. Vi ho parlato di magia, stregoneria, paganesimo e vi ho esposto i concetti generali della conferenza. Per quanto riguarda la telefonata che ho messo giù, a me mi dispiace per la signora, ma io non stavo parlando di musulmani. Io capisco che lei aveva delle cose da dire a qualcuno e sentire a qualcosa, però questa non è la trasmissione di quello. Bene, io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. E a risentirci a giovedì prossimo per la solita trasmissione. Vediamo un attimo. Scusate.